feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Beh, sicuramente sarà una partita difficile e faremo il nostro meglio per portare a casa i 3 punti. Come la vedi questa partita? È difficile? È una partita difficile. Dai, devo andare a campo, ci sto chiamando. Comunque, grande vedrò. Grazie, grazie. Grazie, mister. Guarda, è tesissimo, stiamo combattendo in mezzo al campo, non è una partita. Dobbiamo cercare di calmarci tutti quanti innanzitutto, perché il precettore è una partita di calcio. È stata anche un'espulsione, Giovanni. Giustamente, però non è che l'altro non ha fatto niente, devo dire la verità. Quindi speriamo bene. Bocca al lupo per il secondo tempo. Abbiamo il mister che con meno 10 gradi si è tolto tutto per la tensione, è rimasto in mezzo alle maniche. Il Ciccio Graziani dei tempi, al Cervia. Dai cazzo, io vorrei che ti fa giocare! Che butta anche il cappellino. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday. E avanti dalla pari, tirando di svantaggio per 2-0 nel primo tempo, ma avete accorciato le distanze, la partita è finita con una schiacciante vittoria. Sì, infatti sì, dopo il 2-0 vedevamo di aver perso, però poi dopo l'espulsione di Confessori siamo ripresi e siamo riusciti a vincere. L'ennesima prova è comunque quello che conta nel calcio, è la forza di volontà. Eh sì, però
che abbiamo avuto una grande forza, anche siamo riusciti a rimontare un grande 2-0 e abbiamo complimenti, punti anche quest'anno al titolo di capocannoniere? Evidentemente, sono le prime due partite che dovevamo dire, ora che non c'è più Sarracino.